Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. Il vice primo ministro Richard Marles rassicura sulla stabilità del supporto ad AUKUS da parte statunitense chiunque sarà presidente. New South Wales, d'ora in poi tutti i negozi al dettaglio saranno chiusi ad Anzac Day. Benvenuti all'edizione flash del notiziario di SBS Italian, con voi Massimiliano Gugole. Il vice primo ministro Richard Marles è all'incontro dei paesi NATO e dei loro alleati a Washington, dove ha dichiarato che la principale partnership di difesa dell'Australia rimarrà valida indipendentemente da chi vincerà le elezioni presidenziali statunitensi di novembre. Secondo Marles, i recenti eventi nella politica statunitense dimostrano che l'alleanza AUKUS gode del sostegno di entrambi gli schieramenti. We have really been pleased and gratified by the support that we see for AUKUS across the political spectrum in the United States. And we saw a really graphic example of that at the end of last year with the passage of the package of legislation through the Congress that was supported by Democrats, by Republicans, by Trump Republicans. We are confident that whatever happens in November in America, we will continue to have a strong alliance with the United States. In New South Wales nessun negozio aprirà il 25 aprile, Anzac Day, con il governo statale che ha esteso il divieto di commercio al dettaglio per incoraggiare più persone a commemorare i caduti. In precedenza, supermercati e altri rivenditori potevano aprire dalle 13 in poi il 25 aprile, ma ora le restrizioni si estenderanno fino a mezzanotte. RSL New South Wales e il sindacato dei negozianti supportano il cambiamento, che non si applicherà a club, pub, hotel, bar, ristoranti e farmacie, che potranno comunque commerciare tutto il giorno. Il premier del New South Wales, Chris Minns, ha detto di essere consapevole che questo potrà scontentare qualcuno. Know that there'll be some disruption and a bit of inconvenience for some members of the community, but frankly it's a small price to pay for ensuring that we place Anzac Day where it should be, as a important commemorative day on the nation's calendar, where we remember those that gave their life for the service in the service of this country. È stato rivelato che Telstra ha pubblicato i nomi e gli indirizzi di oltre 24.000 australiani con numeri di telefono non più utilizzati o non inseriti nelle liste. Le informazioni sono state pubblicate nell'elenco White Pages nel 2021 e nel 2022. L'Australian Communications and Media Authority ha affermato di non essere a conoscenza di alcun danno alle persone a seguito di queste violazioni, ma afferma che Telstra ha messo a rischio la privacy degli utenti e ha chiesto all'azienda di implementare iniziative di formazione e di sottoporre i propri sistemi ad un audit indipendente per evitare che questo si possa ripetere. Grazie per aver ascoltato l'edizione flash del notiziario di SBS Italian. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.